tutti, ringrazio di essere qui numerosi a ragionare con noi. Devo dire che data la partecipazione, sicuramente credo che questi momenti non debbano rimanere isolati e sicuramente non confinati nel comune di Porto delle Alpi, perché questa discussione, pur partendo da punti di vista anche opposti, già questa sera secondo me ha tracciato alcune linee di indirizzo che potranno essere sviluppate anche in riunioni ed incontri aperti successivi. E riprendo proprio, anzi, dall'ultimo intervento di Del Farna, che a mio avviso ha esattamente centrato uno dei punti dirimenti della questione. E cioè, cosa ha detto Del Farna? Ha detto: io non ho nessuna intenzione di mettere quei 100 euro che mi chiedono, perché l'acqua è un bene comune, cioè un servizio essenziale, a meno che, diceva, non mi trovi di fronte a una società completamente diversa che abbia dentro tutti quegli elementi di trasparenza e di garanzia che fino ad ora non abbiamo visto. A me sembra che dentro questa affermazione ci sia esattamente la proposta che è stata fatta prima dal coordinamento acqua bene e che sta esattamente in questi termini. Allora, la condizione che ci siamo trovati sconta un evidente deficit di trasparenza. Questo mi sembra evidente, l'ho detto un po' tutti gli interventi, l'ha ricordato De Meni nell'introduzione, molti degli interventi che sono stati fatti, lo stesso ex sindaco De Pasquale. È evidente che questi elementi di trasparenza non ci sono stati in passato, per cui è necessario ripristinare questi elementi di trasparenza sia per quanto riguarda il passato di questa società, cioè cosa è successo veramente in tutti questi anni, con tutti gli elementi che sono stati citati prima da Walter Bonanga rispetto alla gestione, gli appalti, eccetera, ma su questo insomma già stiamo sviluppando delle azioni di accertamento autonome che mi auguro portino a chiarire, diciamo così, il quadro. E poi però bisogna creare le condizioni perché questa trasparenza ci possa essere soprattutto in un futuro, nel prossimo futuro, in cui dovremmo gestire questo che è un bene che abbiamo riconosciuto tutti essere un bene indispensabile. Allora, è evidente che tra questa prima fase, certamente rispetto a quello che è stato fatto, e l'idea di strutturare e di ripensare un nuovo modello gestionale per questa società, dentro a questo nuovo modello noi dobbiamo ritrovare tutti quegli elementi che sono mancati nel passato. Allora, innanzitutto abbiamo capito che la gestione affidata a politici, per cui ai rappresentanti dei comuni, evidentemente anche, io dico, senza le competenze necessarie, è una ipotesi che deve essere superata. La proposta che veniva dal Comitato Acqua Bene Comune e anche dal gruppo di sindaci che hanno definito questa prima bozza della proposta è una proposta molto sensata e in discontinuità rispetto al passato, per cui si passa da una gestione fatta di amministratori nominati da altri amministratori a figure tecniche con delle competenze specifiche che devono essere dimostrate. Poi io devo dire, anche qui concordo con Del Farna, adesso è la prima volta, due volte di seguito, insomma, concordo con Del Farna su alcune perplessità anche rispetto ad alcune delle figure che abbiamo visto in questi giorni sui giornali, insomma. Preferirei che questa discontinuità fosse palesemente evidente. La nomina di un tecnico che arriva da una società che vede nel suo consiglio di amministrazione l'attuale presidente del CDA di BIM, voglio dire, è un giro che almeno all'apparenza non mi convince del tutto. Per cui mettiamo primo elemento di discontinuità: azzeramento dell'attuale consiglio di amministrazione, fuori i rappresentanti politici dalla gestione del prossima CDA della società,
E io preferirei, peraltro, perché già ho visto che si parla comunque di nomine politiche in altre società del gruppo, io preferirei questo azzeramento riguardasse tutte le società, compresi anche quindi infrastrutture. Tra l'altro abbiamo delle figure politiche molto interessanti che sono espresse positivamente anche all'interno della provincia, che probabilmente meritano un'attenzione diversa anche dal punto di vista politico, piuttosto che la gestione di una società che ha 3 dipendenti, mi riferisco a, in questo caso, BIM Infrastrutture. La separazione fra i rami, diversi rami aziendali, c'è stata una ramificazione di BIM GSP che è sostanzialmente fuori dal controllo, nel senso che non è conosciuta per la sua entità e per il suo peso. Già stasera abbiamo detto ma quanto pesa GSP in Ascotrade piuttosto che in Dolomiti Ambiente, eccetera. Sono cifre naturalmente molto diverse e comunque rilevanti. Il peso di BIM in Ascotrade si aggira attorno ai 12 milioni di euro. Vabbè, tralascio l'aspetto della dell'apporto in consulenza di GSP Agronomia Ambiente, perché quello che si è sentito ultimamente, cioè l'idea di tornare al carbone sintetico e l'incenerimento in provincia di Belluno, è qualcosa che appartiene a un passato, insomma, per cui preferirei finire. Scusa, sai come funzionano i consigli di amministrazione? Sì. Quello che si legge sui giornali è una roba, e quello che si decide io leggo le dichiarazioni virgolettate, non smentite, non capiscono queste battute, sì, non importa, non possono capire. Però davvero come ti sei arrivato le capisci di calma. Reinvito alla camera per stare sul pezzo, bravo. Allora, sicuramente è una operazione, non sto niente che riguardi il carbone sintetico, va bene? Per fortuna oggi non è l'oggetto del Media Ambiente. Parliamo del servizio di rifiuto integrato. Mi prendo atto anche se abbiamo visto le tue smentite. Allora, ma perché cavolo, il presidente Dolomiti Ambiente deve andare a smentire una roba sui giornali come fate voi dalla mattina alla sera? Ok, abbiamo capito. Non parliamo di Dolomiti Ambiente, che non ci riguarda. Continuate a raccontare i balli alle persone. E dopo chiede, non ci piace la cortesia. No, vado via. Arrivederci, sennò distruggo. Allora, voi siete ospiti qui dentro. Io sono stato eletto. Ok, ho diritti e io l'ho eletta. E farò anche meglio e pretendo rispetto. Allora, per cortesia. Ma gli tasse glielo pago. Costantini, tutti pagano le tasse qua dentro. A me interessa che le mie tasse pagano il tempo. È seduto, non ha diritto di parlare. Allora, fermi. Decide il presidente chi ha diritto di parlare per stasera. A me. Che le prende? Grazie, per piacere. Avevo detto un tono, perché ripeto, noi che siamo seduti qui abbiamo la responsabilità di far capire ai cittadini che non hanno in mano i meccanismi della politica che si può fare un consiglio comunale aperto, discutendo delle cose in maniera concreta senza prendersi per i capelli. Se c'è un passaggio che riguarda la società che gestisce, ok, lo riprendiamo, non ne parliamo più, non è all'oggetto dell'ordine del giorno, e riprendiamo a parlare del servizio di integrato, per cortesia. Manteniamo tutti la calma, perché credo che siamo tutti fra persone civili, e quindi prego di chiudere l'intervento, di continuare l'intervento e di chiuderlo senza citare altre società. Chiudiamo prima l'intervento, poi do la parola di nuovo al pubblico. Grazie. Devo dire che la disposizione ad Dolomiti Ambiente riguardano quelle posizioni precedenti di Tebiasi su questo senso. No, parliamo di Dolomiti Ambiente, che è una società partecipata al 5% del gestore. Parliamo della Dolomiti Ambiente, lui non parla dei rifiuti, parliamo di questo, parliamo i soldi delle loro bollette, se non parla la società, okay. Parliamo di queste cose qua. Io perché c'è, facciamo la stessa fine Eschio, e la colpa è che si è comuni. E Viaggi, per piacere, non è un bello spettacolo che state fornendo ai nostri cittadini. Rimaniamo sul tema, grazie. Meglio che le sappiano prima. Rimaniamo sul tema, grazie. Tutti, esatto. Chiudiamo l'intervento senza parlare di un intervento. Grazie. Va bene, allora, diciamo, la trasparenza. Come si introduce questo elemento di trasparenza nella nuova gestione della società? Sicuramente con un consiglio di amministrazione composto da tecnici, ma sicuramente anche con un elemento di partecipazione che è di per sé garanzia di trasparenza e della partecipazione diretta dei cittadini
sia della gestione della società, per cui nel CDA della nuova società che dovrà gestire il servizio idrico, sia nel consiglio, diciamo così, di garanzia, nella commissione di garanzia, che dovrebbe prevedere la partecipazione allargata anche di rappresentanti dei consumatori, oltre che delle associazioni di categoria e dei sindacati. Voglio dire, esistono delle modalità che definiscono la possibilità di partecipare a questi soggetti di diritto pubblico e ne definiscono anche i contorni oltre che la sostanza. Da questo punto di vista è imprescindibile il fatto che a questo CDA venga affidato un mandato preciso. E il mandato preciso non può che contenere le cose che abbiamo detto prima, compreso quell'elemento di discontinuità anche rispetto al modello gestionale che è stato definito dal referendum, e cioè l'individuazione di un soggetto di gestione di diritto pubblico. Abbiamo fatto degli approfondimenti anche dal punto di vista tecnico e normativo. È evidente, insomma, che esiste questa possibilità, e questa possibilità è l'azienda speciale, è esattamente il modello di gestione che garantisce una continuità del controllo dei comuni e conseguentemente dei cittadini su questa società, perché non prevede che ci siano, per esempio, privatizzazioni né in tutto né in parte nella gestione del servizio. Non ci sono nemmeno le complicazioni che citava prima Fulvio De Pasquale riguardo all'approvazione dei bilanci, che è giusto che debba avvenire in tutti i consigli comunali. Voglio dire che dopo questa mancata di trasparenza per anni è bene che i bilanci delle società si discuta nei consigli comunali. Sposo l'indicazione data da Bortoluzzi prima. È evidente che la possibilità che questo possa determinare un blocco dell'attività della società dipende dal modo con cui si elabora lo statuto, cioè si può definire un periodo entro cui i consigli comunali si debbano pronunciare, una maggioranza qualificata di consigli comunali che devono approvare il bilancio, ma di fatto questo sta nella potestà legislativa di tutti quanti i comuni, in cui si possono definire anche delle modalità di gestione che non blocchino la gestione del servizio. E poi è evidente, e qui affrontiamo anche la questione della tariffa, su questo abbiamo fatto anche delle riflessioni, insomma, altre ne sono venute, anche delle indicazioni che sono emerse questa sera di discussione, mi riferisco a quella precisissima di Ezio Broi, insomma, che ha aiutato tutti a capire, insomma, cosa comporti poi l'idea di rideterminare la tariffa a partire da parametri completamente diversi, ma io credo che a questo CDA si debba credere entro tempi brevi di garantire una transizione attraverso un soggetto di gestione di diritto pubblico e anche di presentare degli scenari di rideterminazione della tariffa, che poi attualmente devono essere discussi e approvati di consigli comunali, e mi auguro anche discussi in assemblee partecipate, che per quanto critiche sono comunque un segnale di democrazia, che su questo tema mi sembra obbligato.